Novate era una volta un agglomerato di case agricole piuttosto brutte e antigieniche. Molte ci sono ancora, abitate da famiglie di contadini tenaci che dalla terra fertile ricavavano buone verdure, come i rinomatissimi aspargi, frumento, grano turco, e curavano la bachicoltura, come testimoniavano sino a pochi anni or sono i famosi gelsi o moroni. Ampie distesi verdi e animali, era facile vederli a quei tempi, e che enciclopedie di quegli inizi del XX secolo dicevano solamente così: Novate milanese, posta nord di Milano, borgata agricola con qualche migliaio di abitanti. Alcune famiglie dei pochi proprietari si interessavano alla vita del paese, senza grosse preoccupazioni, senza problematiche e senza grandi visioni abbinaristiche. Regnava una miseria nera. Lo dimostrano del resto questi cortili antichi, dove è possibile vedere lo stato delle abitazioni. La quiete agreste venne poi via via alterata dal progresso dell'industria, che andava prima adagio, poi via più sveltamente sviluppandosi. Allora ancora lontana periferia di Milano, Novate incominciò ad essere interessata per l'insediamento delle prime industrie tessili, poi altre vennero, metallurgiche, chimiche, eccetera, fecero seguito ed oggi tra piccole e medie di industrie se ne contano quasi un centinaio. Sono migliaia gli operai che vanno oggi da Novate a Milano e da Milano a Novate. La popolazione superava di poco il migliaio di famiglie, gente operosa e valida, ma la crescita della comunità e lo sviluppo delle industrie, l'ampliarsi delle fabbriche, il progresso, fecero avvertire il problema di un asilo infantile a cui affidare i bambini dai 3 ai 6 anni.